nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, l'amore e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa celebra la memoria dei santi innocenti martiri, in qualche modo ripercorrendo la storia delle vittime in nome anche della ferocia di Erode. Celebriamo anche in questa Eucaristia quanti perdono la vita nell'ingiustizia a motivo della violenza, della rabbia dell'uomo, della guerra. Accogliamo nel tempo di Natale l'incontro con la grazia di Cristo che si fa vicino a noi, anche in questa fragilità, anche in questo dolore. Chiediamo allora perdono con sincerità di cuore per tutti i nostri peccati, per predisporre il nostro animo all'incontro e alla salvezza in Cristo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che oggi nei santi innocenti sei stato glorificato non a parole ma col sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Chi dona la
sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Alleluia! 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 Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I Magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. È interessante come nella, passatemi il termine, dolcezza del Natale, di questo tempo così bello in cui contempliamo la natività di Gesù, il suo dono per noi nella semplicità, nella piccolezza. Oggi la Chiesa celebra questa memoria dei santi innocenti martiri. Ieri abbiamo celebrato San Giovanni Battista e il giorno prima Santo Stefano, il primo martire. Sembra strano che i giorni che seguono la festa del Natale siano succeduti da feste così particolari che annunciano il martirio, e il martirio alla luce della profezia, e il martirio alla luce della nascita di Cristo. Ecco, questo può aiutarci ad entrare dentro la prospettiva di quella che è chiamata a diventare la nostra esperienza di Cristo. C'è un'esperienza che riesce, che vuole, che desidera donare tutto e accettare anche le conseguenze delle scelte di amore. Troppe volte forse ci abituiamo ad evitare le conseguenze della verità, a metterci da parte. Nel nostro intimo magari sappiamo quante volte abbiamo messo ombra su quell'esigenza di lasciar primeggiare invece la carità vera, la verità, che fanno parte della nostra vocazione cristiana. Mai capiremo la grandezza della nostra chiamata se saremo sempre portati a tenere il freno a mano tirato. Vado fino a dove mi conviene. E in tutto questo c'è un'intuizione, anzi due, di Giuseppe e dei Magi. Tutti e due in qualche modo
sanno cambiare il loro programma. Perché vedete, la vocazione cristiana ha come caratteristica fondamentale la creatività che nasce dal discernimento. È questa la sapienza che lo Spirito mette nel nostro cuore per condurci laddove il Signore sa. Possiamo continuare a programmare, a progettare per noi quello che vogliamo, ma il luogo in cui, la storia in cui, la situazione in cui il Signore si lascerà contemplare secondo quell'amore appartiene a questa capacità, a questa disponibilità al dono dello Spirito. Maria stessa ci insegna questa disponibilità. E oggi nella preghiera possiamo anche affidare al Signore tutte quelle persone, le situazioni che forse a volte vediamo angosciate dalla tristezza, dalla desolazione, per cui ci rendiamo conto di non poter oggettivamente fare niente o perlomeno poco. Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo, come dire, gettare la spugna, allora non serve a niente, anzi. Certe volte ci può capitare di aver detto una parola o aver fatto un gesto e la bontà del cuore dell'altra persona che ha ricevuto quella parola e quel gesto ti dice: guarda che questa cosa è stata bella, importante. Non pensiamo a grandi opere, chissà, forse qualcuno di noi sarà chiamato a questo, ma nell'ordinario della nostra vita lasciamo entrare questa straordinaria contemplazione di Cristo che continuamente nasce e si lascia accogliere e si mette nelle tue mani, nelle tue braccia e chiede di essere accolto nella tua vita. E allora con questa disponibilità lasciamo che il nostro battesimo possa trovare ogni giorno di più pienezza nelle scelte, nella vita di tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, ancora illuminati dalla luce del Natale, celebriamo la festa dei Santi Innocenti e per le loro mani presentiamo al Signore le nostre suppliche. Diciamo insieme: Padre buono, ascoltaci. Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci doni il modello di ogni martirio, accogli il sangue innocente sparso dal tuo servo Abele e da tutti coloro che sono stati immolati a causa della giustizia e fa che sia seme di vita nuova. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Padre, che sei la fonte della vita e con la nascita del tuo Figlio nella carne hai proclamato il valore della creatura umana, illumina coloro che per vocazione e missione sono custodi della vita già nel suo primo sorgere. Preghiamo. Padre, che sei la difesa dei deboli e il liberatore degli oppressi, impedisci la crudeltà che fa strage in mezzo ai popoli e soccorri tante vittime innocenti senza voce, senza volto, senza nome. Preghiamo. Padre, che ti riveli allo sguardo trasparente dei piccoli, guarisci la nostra società da ogni seduzione e dagli scandali che corrompono le giovani vite. Preghiamo. Padre, che riconosci discepoli del tuo Figlio coloro che vivono con rettitudine e purezza di cuore, aiutaci con la tua grazia a testimoniare con i fatti, più che con le parole, la nostra fede. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, per Giannetto, Ennio, Liliana, Umberto, Carla, Xim. Dona loro, Signore, la pace eterna e la consolazione per tutti i loro cari.
Per questo ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera della tua Chiesa e per la forza del dolore innocente dona giustizia e pace ai nostri giorni, per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore diceva. O Dio, che fai dono della tua santità anche ai bambini che ne sono ignari, accetta questa offerta per il sacrificio e dà un cuore semplice e puro a noi che celebriamo i tuoi misteri, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, il suo Vicario, Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi Innocenti Martiri, Sant'Ugo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nel nome di Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare. Thank you.
Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio, Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore. Ecco, celebrare l'Eucaristia significa vivere un rendimento di grazie, e allora vogliamo, affidandoci alla Beata Vergine Maria, rendere grazie per i doni presenti nella nostra vita e chiederle di aiutarci a saper dare senso, conferma, coerenza al sì che diciamo ogni giorno al Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Tu scegli.